Per lo psicologo svizzero Jean Piaget, l'adolescenza corrisponde al periodo operatorio formale. Un adolescente, con un'adeguata preparazione scolastica, è in grado di compiere quello che egli ha definito il pensiero ipotetico-deduttivo, cioè la capacità di ragionare sulle basi di ipotesi. Piaget conferma la sua teoria attraverso il cosiddetto esperimento del pendolo, che ora vi proponiamo. Abbiamo preso tre ragazzi di età diverse, Anna, 8 anni, Emanuele, 10 anni, e Giulia, 14 anni. Abbiamo messo a loro disposizione il braccio di un pendolo, tre corde di lunghezza diversa e tre pesi con misure differenti. Qual è la variabile da cui dipende la velocità di oscillazione del pendolo? La lunghezza della corda? L'entità del peso? L'esperimento consiste proprio nel dare una risposta a questa domanda. I ragazzi dovranno riuscire a comprendere che la frequenza di oscillazione è inversamente proporzionale alla lunghezza del pendolo. In altre parole, dovranno capire che il pendolo oscilla più velocemente con la corda più corta. Vediamo come si comportano. Secondo me il più veloce è il peso medio con il filo più lungo. Come abbiamo visto, Anna, di 8 anni, sceglie la corda lunga rispondendo in maniera errata. Durante l'esperimento adotta una procedura che si rivela del tutto casuale. Non possiede ancora quelle capacità ipotetico-deduttive che le permetteranno in futuro di adottare dei precisi schemi logici per poter risolvere quesiti del genere. Si affida a un criterio elementare. Una corda grande deve per forza andare più veloce. Vediamo come si è comportato Emanuele. Pendolo che ha l'oscillazione più veloce è il pendolo più leggero con la corda più corta. Come abbiamo visto, Emanuele, di 10 anni, ha dato la risposta esatta. Ha individuato nella lunghezza della corda la variabile fondamentale per la frequenza di oscillazione del pendolo. Emanuele ha proceduto seguendo uno schema ben preciso, ossia provando dapprima la corda piccola con i vari pesi e via via testando le altre corde. Il suo modo di procedere si è rivelato logico. Emanuele ha dimostrato di possedere quel pensiero ipotetico-deduttivo che solitamente si manifesta dopo gli 11 anni di età. Vediamo cosa ha fatto Giulia. Allora, secondo me andava più veloce il pendolo più leggero con la corda più piccola, più corta.
Io ho provato ad usare all'inizio la corda più lunga con tutti e tre i pendoli, cioè i pesi, e poi la corda media provando tutti e tre i pesi e infine la corda più corta con tutti e tre i pesi. Come abbiamo visto, Giulia, di 14 anni, riesce a trovare la variabile corretta, adottando un modo di procedere ordinato e logico. Giulia effettua la sua ricerca in maniera sistematica, combinando corde e pesi razionalmente. Possiede pienamente il pensiero ipotetico-deduttivo, ossia la capacità di prevedere le ipotesi possibili, tenendo conto di più dati contemporaneamente. Giulia ha superato la dimensione del pensiero del qui ed ora, tipico del periodo della fanciullezza.